Questo Olio è una 48 Plus di Renato, di Paterno, Calabro, provincia di Cosenza. Mi ha scritto un foglio qua e mi chiede: sblocco dei canali, ciò che ne ha 400, aumento della potenza regolabile da RF gain. Basta però che non riscaldi molto. No, non riscalda, non ti preoccupare, metto il radiatore. Eco inseribile da qualsiasi tasto, eccetto dal tasto FM. Regolabile da mic gain. Roger Beep, classico, un tono, sempre inserito. Taratura, modulazione. Bene, proviamo prima ogni volta. Questa è la portante. Ola! Ola! E quella è la modulazione. Così. Lo apriamo e cominciamo a fare qualcosa. Questo è il suo interno. Volevo dirti, Renato, che già il finale, questo qua, forse lo hanno cambiato, perché io sono andato a vedere lo schema e porto sullo schema 2078, ma non so quale versione è di queste radio qua. Se dalla fabbrica questo già lo hanno cambiato, già il finale maggiorato 2SC 1969, quindi io metterò qui un piccolo radiatore per aiutare il raffreddamento, anche se su altri apparati simili non riscaldavano, però io per tranquillità glielo metto e poi vediamo di fare il resto. Penso comunque che sia di fabbrica il finale. E qua vedo questo schermo che, saldato alla perfezione, evidentemente già è venuto fuori dalla fabbrica con quel finale là. Però mi meraviglio che abbia poca potenza. Forse si deve regolare il trimmer per aumentarla, però visto che devo mettere la potenza regolabile, devo vedere un po' come posso fare, ecco. Mi sembra strano quel finale lì, non lo dico per dire, perché tutti i manuali che ho io, manuali di servizio e manuale queste qua, sono due versioni, portano il 2078. Io ho tolto questo schermo, però come era saldato mi sembra che era una saldatura fatta dalla fabbrica. Comunque, non ha importanza questo, vediamo un po' di apportare le migliorie che mi sono state richieste. E dopo qualche giorno di lavoro abbiamo concluso anche la radio di Renato. Le migliorie credo che ci sono state. E quindi vado a spiegare quello che ho fatto. Allora, ho eliminato quel transistor che stava qui. Ho eliminato quel transistor di potenza che stava qua sotto qua. E al loro posto ci ho messo il regolatore di potenza in questa posizione. Cioè, non ho trovato questa posizione ideale, come anche perché è vicino alla finale, vicino al trasformatore, quindi l'ho messo qua. Poi ho regolato la potenza per ottenere quasi 10 watts, ho migliorato la modulazione. Poi ho messo la scheda eco qua in questo punto e adesso Renato ti spiego anche a te quello che devi fare se vuoi fare qualche tocco, però non te lo consiglio, massimo puoi accelerare o ridurre un po' la velocità, il delay dell'eco, da questo punto. Questo non lo toccare, la simmetria. Qui abbiamo le ripetizioni, io le ho fatte per lasciare la scia lunga, però puoi anche ridurle se vuoi. Infatti, in queste condizioni ti consiglio di usare l'eco al minimo, perché se lo alzi un po', poi se ne va a passeggio per i fatti suoi. Questa è l'entrata dell'audio, l'ho regolata così per evitare l'ennesco, e questa è l'uscita del segnale audio. Qui c'è il Roger Beep, durata del tono stesso. Poi ho
Ho cambiato questo potenziometro, ho messo l'interruttore per escludere e inserire l'eco e poi si regola pure da qui. Questa resistenza è per il preascolto, 22 ohm. Qui sul mio banco l'ho provato e non innesca. Se innesca, alzi il valore e stai a posto. Ne metto una da 47. Anche se ho dovuto usare il volume attuale per evitare l'innesco, quindi è un po' basso il volume, ma è importante che tu poi ti rendi conto come ti stanno ascoltando coloro che si trovano in remoto dall'altra parte. La potenza si regola da RF gain. Dalla parte di sotto non c'è molto da vedere, ho rimesso a posto lo schermo, serve per fugare eventuali residui di radiofrequenza che possono circolare all'interno della radio, che possono influire sulla bassa frequenza. Anche qui ho messo, non c'era, ho messo questo coperchio e questo piccolo schermo qua. Detto questo, lo chiudo e lo proviamo. Prima mi era sfuggito di dire che il radiatore l'ho messo qui dalla parte di dietro, non all'interno, ho messo un po' più grosso. Radiatore d'alluminio, magari nelle riprese non si vedeva, si poteva pensare che no, avevo detto che lo mettevo e non l'ho messo, invece eccolo qua. Quindi adesso possiamo provare. Allora Renato, come tu mi hai indicato, da qui si regola la potenza ed è qui l'eco. Si accende, si spegne e si regola. Quindi andiamo con la potenza minima. Ah, volevo dire che ti ho fatto anche l'espansione di banda, di frequenza. Infatti a fianco del numero c'è una lettera che ti indica in quale nazione ci troviamo, cioè su quale canale siamo. Questo per esempio, la D, indica i canali normali, 40, da 1 a 40. Poi andando avanti ci stanno quelli alti e quelli bassi. Così abbiamo la potenza minima. Ora! Ora! E quella è la modulazione. L'altro ce l'ho in FM e mettiamo in AM, vediamo se abbassiamo un po', ma c'è quanti problemi. Hola! Hola! Sono un paio di watt e arrivo a 15 in modulazione. Adesso alziamo e abbiamo, sono 10. Hola! Guardiamo quello di sopra. Hola! 20, 22. Hola! Così mettiamo un po' di eco, vediamo un po' che succede. Prova. Ora attenzione alla frequenza, attenzione, cambio. Poi se non ti piacciono così la ripetizione li abbassi, perché adesso se alziamo l'eco c'è qualche po' di innesco, però io ti consiglio di lasciarla così. Ora attenzione, attenzione, cambio! Vediamo un po'. Prova. Ora attenzione, CQ alla frequenza, attenzione, cambio. Uno, due, tre, cambio. Forse lo userai ancora poco più basso di questo, Ancora sto pedalando, Ora. Anche su questo c'è il sistema, sul Roger VIP, che manda la tensione alla scheda eco quando siamo in trasmissione.
quando andiamo in ricezione la scheda eco non riceve alimentazione, di conseguenza anche le ripetizioni si spengono. Se non ci fosse questo sistema, se noi facciamo per esempio un passaggio repentino immediato, di solito si sentono le ripetizioni del passaggio precedente, invece in questo modo vengono annullate. Ora attenzione CQ di X, attenzione alla frequenza, cambio, cambio! Bene, vi ringrazio per aver visto anche il video di questa radio e vi auguro una buona giornata anche oggi.